Tiberio Timperi, questa volta non è stato possibile fermare la collega che ha fatto una rivelazione sconcertante. Ecco di che si tratta. Uno dei conduttori che continua ad essere tra i migliori e tra i più apprezzati all'interno del mondo dello spettacolo è senza dubbio Tiberio Timperi. Nel corso degli anni, infatti, ha condotto diverse trasmissioni televisive raggiungendo un ottimo livello di share e un grande apprezzamento da parte del pubblico che, nonostante il tempo, continua a stimare la sua grande professionalità. Qualcuno, però, ha fatto una rivelazione inaspettata sull'uomo che ha sconvolto tutti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La carriera di Timperi inizia nel 1972, quando comincia a lavorare in alcune emittenti radiofoniche locali come Radio Mare Cesenatico, Punto Radio e Radio Centro Suono, a cui si aggiungono di Ilunga, Jolly di Rai Stereo 1, Radio 2 Hit Parade, Rai Stereo 2, FM Musica. Successivamente, comincia a condurre il TG della notte fino alle rubriche di scienza come Quando c'è la salute, Scientifico Galileo e la rubrica Motori. Per ben 14 anni, Tiberio Timperi conduce il famosissimo programma televisivo Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia, dando prova anche del suo talento artistico e di recitazione in alcune fiction come A squadra, Un posto al sole e nel ruolo di se stesso in Un medico in famiglia. Oltre la trasmissione sopracitata, nel 2014 gli viene affidato anche Verdetto Finale fino al 2019 che conduce nuovamente Uno Mattina in Famiglia, insieme a Monica Setta. Tiberio Timperi è la rivelazione di un volto famosissimo della TV. Ecco cosa ha detto su di lui. Nonostante la sua grande competenza e professionalità, Tiberio Timperi continua ad essere uno dei grandi professionisti del settore anche se, qualche volta questo non basta per placare le polemiche. Una nota conduttrice che ha collaborato con lui in Uno Mattina in Famiglia ha rivelato di aver avuto sempre un rapporto conflittuale. Stiamo parlando di lei, Monica Setta. I due in passato hanno avuto un rapporto conflittuale, tanto che lo stesso conduttore lo ha rivelato ai microfoni di Diva e Donna. Non siamo amici. Lei ha il mio numero di cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Oggi, però, sembra che le cose sono cambiate e a raccontarlo è stata proprio Monica Setta. Adesso abbiamo un rapporto stupendo. Se lui mi scrive e io non rispondo, lui mi dice: "Ma non hai visto il messaggio?" Ai microfoni di TV Blog, Monica Setta ha parlato del rapporto che oggi intrattiene con il conduttore. L'ho anche invitato alla mia festa di compleanno. C'è un rapporto bellissimo, e da parte mia c'è sempre stata grande stima nei suoi confronti. Mi è dispiaciuto perché dall'esterno è sembrato che lui avesse bisogno delle mie raccomandazioni, mentre lui non ne ha assolutamente bisogno. Se c'è un uomo non raccomandato in Italia, è Tiberio Timperi. Anzi, per il suo carattere è uno che va controcorrente, non è diplomatico, ma è bravissimo.